Biscotti al limone senza burro. Sentite qui. Mamma mia, che meraviglia. Prendo due uova e separo i tuorli dagli albumi. Gli albumi li metto in una ciotola più grande, che poi andiamo a montarli. Insieme agli albumi aggiungo anche 80 g di eritritolo, oppure potete usare anche lo zucchero. E ora aggiungo anche 40 g di sciroppo d'acero oppure un altro dolcificante simile. E ora comincio a montare con le fruste. Perfetto, guardate che consistenza bella. Ora grattugio anche la scorza di un limone. Cosa ci prepari oggi, Diana? Oggi preparo dei biscotti spaziali, fenomenali, buonissimi. Ora aggiungo 200 g di farina di mandorle e 50 g di uvetta. Mescolo con le fruste. Perfetto. Ora prendo una teglia rettangolare, un foglio di carta da forno. Lo schiacciamo un attimo e poi lo mettiamo nella teglia. In questo modo aderirà meglio. Pensa, questo trucchetto della carta da forno è talmente scontato che non mi era mai venuto in mente. Ma dai. Sì, davvero, non so voi, ma così stropicciare la carta da forno per farla aderire meglio, un'idea eccezionale, geniale. Vedi, non si smette mai di imparare. Ecco qui la consistenza finale che dobbiamo ottenere. Quindi, come vedete, un impasto abbastanza appiccicoso e morbido. Ora prendiamo una bella manciata di mandorle a lamelle. Le mettiamo in una ciotola come questa. Poi prendiamo un cucchiaino, andiamo a prelevare dell'impasto di queste dimensioni e lo tuffiamo direttamente nelle mandorle. Poi ricopriamo con altre mandorle. E poi mettiamo sulla teglia e facciamo in questo modo con tutti gli altri biscottini. Guardate che belli. E adesso Diana? E adesso li schiacciamo leggermente così con le mani. E ora cuociamo i biscotti nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Andiamo a vedere subito i biscotti, ma prima lasciate un mi piace al video e condividetelo anche, mi raccomando, così tutti potranno fare questi biscotti e soprattutto se fate ciò non vi perderete nessuna delle nostre ricette, mai più. 3, 2, 1. Uno, Guarda eccoli qua, che meraviglia! qui che bei biscottini, profumatissimi. E adesso? E adesso mettiamo sopra poco zucchero a velo. Questi devono essere buonissimi, Diana. Io sono pronta per l'assaggio. Vai, sei tutti noi, Diana. Mamma mia, ma sembra che ci sia il burro. Ma è possibile? Questi sono da pucciare o nel caffè o nel tè. Nel caffè. Mamma mia, che buoni. Sono pericolosi questi.